Volevo provare a registrare questo video partendo da uno scritto recente del mio amico Riccardo Farina, che ritengo essere una riflessione pregevole sui fatti recenti. Pregevole anche perché, come tutte le cose interessanti, si pone da un punto di vista altro, da un punto di vista diverso e soprattutto da un punto di vista nel quale chi osserva sta bene, è a casa sua. Allora provo a leggere, cercando poi di aggiungere qualche altra mia riflessione, che sarà sicuramente motivo di polemico, di contestazione, insomma, o perlomeno di disapprovazione, perché non credo rientri nel sentire comune. Cosa scrive Riccardo? Riccardo scrive: L'Happy Hour dopo le stragi di Parigi. Una notazione marginale, forse. Non farò un discorso politico riguardo agli attentati di Parigi perché non sono in grado e la politica non è il mio forte, neanche il mio. Ho una sensibilità estetica e quindi farò un discorso estetico e non vi sembri un vezzo parlare di estetica e di rappresentazione di quello che accade. Secondo me è un discorso di vitale importanza. Le nostre azioni nascono anche da un modo di percepire il mondo. Iniziamo dalla televisione. L'orrore di quello che è accaduto a Parigi viene rappresentato dalle immagini ufficiali dei telegiornali. Campi lunghi e statici e zoom. L'occhio indiscreto non può andare oltre in un primo momento. A queste immagini si aggiungono quelle fluide dei cellulari e la sensazione è quella di essere vicini all'orrore, di farne quasi parte, per immedesimazione e per compassione, anche perché chi riprende è uno di noi, non una troupe televisiva. La seconda fase è quella in cui l'apparato televisivo metabolizza l'evento e allora abbiamo le panoramiche, i dettagli dell'orrore e i primi piani delle foto e delle interviste. Il volto in questa fase diventa protagonista, il volto di chi ha ucciso e il volto di chi è morto, il volto di chi è in fuga e di chi si è salvato. La reazione politica è un mezzo busto, dalla cintola in su. Dalla cintola in su avvengono le dichiarazioni di guerra, di reazione spietata contro il nemico. Basterebbe inserire un dettaglio di sapore cinematografico, le unghie o le scarpe di Hollande. Un dettaglio sui lobi delle orecchie di Hollande e la dichiarazione di guerra assumerebbe un senso diverso, quasi ridicolo. Nei dettagli si nasconde il diavolo. È forse la verità. La reazione militare è un videogioco di luce verdastre, immagini asettiche, immagini plongée dall'alto. Non vediamo i corpi dilacerati, smembrati, il sangue. Noi siamo i buoni, che non uccidono i bambini. Siamo quelli che giocano al videogioco della morte. Solo che il game over in questo videogioco infernale non esiste. C'è solo una coazione a ripetere. Il videogioco ha bisogno continuamente di denaro, ma il denaro non è una monetina da infilare nella fessura. Il denaro è il videogioco stesso, lo sterco del diavolo, è la sua linfa, la sua struttura. E semmai ci mostreranno gli effetti collaterali dei nostri bombardamenti. Faranno di tutto per non farci aderire a quelle immagini che verranno presto diluite nel palinsesto, unica vera divinità di una società fatua e senza vita. Poi ci sono le immagini della rivendicazione della strage da parte del nemico, e spesso e volentieri il nemico usa il piano americano per rappresentarsi dal ginocchio in su. E non vi sembri una facile ironia il piano americano? Non sono riflessioni peregrine, basta ricordare la recente fotografia del corpicino senza vita in riva al mare, per capire come l'immagine strutturi la nostra coscienza. Oggi più che mai, sorvolo sui salotti televisivi, dove l'orrore diventa chiacchiera, luoghi inadatti sia linguisticamente che ontologicamente nel rimandare il senso profondo di quello che accade. Internet è indifferenziato.
Le stragi di Parigi, gli amorazzi di Belen sono sullo stesso livello di coscienza e c'è il fantasma della democrazia, non il suo corpo vivente. I quotidiani, per loro stessa natura, non vanno oltre il quotidiano, appunto. Non ci salvano i quotidiani, i migliori ci informano con onestà, ma non basta. Solo la figura dell'inviato ha una sua pregnanza, ma per andare oltre la cronaca bisogna immaginare diversamente. Tornare alla soggettiva. Ognuno di noi deve farsi soggettiva e deve assumersi la responsabilità del proprio sguardo, deve incarnarlo, diventando l'inviato di se stesso. Solo così ci salveremo, attraverso una rivoluzione della percezione, del nostro modo di osservare. In questo caos di immagini congestionate, un volto per me assurge a senso di tutto. Il volto di Valeria Solesin. Il suo volto è il nostro volto. Lo dobbiamo amare, non dobbiamo mai dimenticarlo, ma dobbiamo anche essere in grado di immaginare il volto del nemico, rendere umano anche il nemico attraverso lo scandalo dell'amore. Se continuerà a prevalere la logica del nemico mostro, l'orrore non avrà mai fine. Per vivere in qualcosa che assomigli vagamente alla pace, dobbiamo avere il coraggio e la follia di amare. In caso contrario, tutto è perduto e il volto di Valeria Solesin si ripeterà all'infinito, ma in una cornice di orrore, odio e vendetta senza requie. Questo è solo un punto di vista, il mio. Se avessi più coraggio, andrei in guerra imbracciando la mia videocamera per scardinare l'apparato percettivo vigente. Ma questo coraggio mi manca e preferisco andare a fare un happy hour con gli amici, consapevole di essere in una trincea possibile. E se mi capiterà di sentire qualcuno gridare Allahu Akbar, avrò la mia olivetta nel Martini da contrapporre ai loro Kalashnikov, come voi del resto. Ore felici a tutti. Bella riflessione dal punto di vista di chi conosce il mondo dell'immagine e quindi guarda i fatti anche attraverso l'effetto che le immagini provocano su di noi, anche volutamente, in modo studiato, non casuale, quindi come vengono usate le immagini in un mondo di immagine. La mia riflessione è: ho sempre paura della reazione immediata, della reazione riflessa, stimolo, reazione. Ed è quello che mi sembra che queste cose cercano di suscitare, poi riescono anche a suscitare nei fatti. Lo stimolo, l'attentato, l'aggressione, il gesto brutale, la reazione, vendetta. Vendetta incondizionata, spesso senza sapere qual è l'obiettivo di questa vendetta e cosa sortirà questa vendetta. Nei fatti abbiamo visto che le vendette sono servite a poco e sono servite a evitare che gesti eclatanti si ripetano. E tutto sommato, nel mondo occidentale si ripetono ancora poco rispetto all'intensità con cui attentati, le bombe umane si manifestano in paesi lontani, dei quali abbiamo poca consapevolezza, insomma, dei quali riusciamo ad allontanare lo spettro, l'immagine, insomma. La vediamo certo quando è vicina a noi e ci sentiamo coinvolti direttamente perché il mondo potrebbe essere il nostro, insomma, no, ci identifichiamo molto di più a questo luogo comune. E quindi però il concetto è quello di evitare sempre la reazione riflessa, stimolo-reazione, anche perché, insomma, fisiologicamente le reazioni sono sempre prevedibili perché quando la reazione è riflessa non è una risposta intelligente, è sempre automatica, in quanto automatica è prevedibile, è sempre la stessa, sa. Già, che risposta aspettarsi? Quindi è prevedibile si sia già organizzato a rintuzzare, a rendere inefficace questa risposta. Per
La risposta è politica, insomma, l'immediata aggressione del nemico, non si sa con quali effetti possibili, perché spesso è una reazione disordinata o perlomeno solitaria. Oppure la reazione è quella di un'identificazione facile del nemico, insomma, no? Tutto un mondo diventa in questo momento nemico, o un potenziale nemico, qualcosa da essere guardato con sospetto, con diffidenza. E quindi da questo punto di vista viene meno qualsiasi progetto di integrazione, di omogeneizzazione tra popolazioni diverse, tra culture diverse, tra religioni diverse. Insomma, staccare i mondi, no? Un mondo è il male, l'altro mondo è il bene, un mondo è il progresso, l'altro mondo invece è l'arcaico, il vecchio, i primi impulsi, sono in genere di questo tipo. Sono cose che fanno accentuare le differenze, che aumentano i contrasti, la contrapposizione, bene e male. Categorie che non hanno mai permesso di capire bene la realtà e soprattutto di modificarla in maniera utile verso nella direzione di un progresso. Categorie però che permettono poi una strumentalizzazione e come primo effetto hanno quello della restrizione dello spazio di libertà individuale, ma anche collettiva. Individuale perché il clima del sospetto può poi ricadere su ognuno di noi. Collettiva perché avranno più difficoltà a manifestarsi, che so io, le manifestazioni di piazza, le rivolte giovanili in nome di un progresso, di ideali, sarà molto più difficile, insomma, riunirsi, organizzarsi e sarà molto più alto, più forte il controllo dall'alto. Situazione alla quale ci stiamo adattando sempre di più, un po' alla volta, non è cominciata adesso e non finirà forse adesso, sempre di più ci siamo adattati a questo. Un'altra cosa che mi spaventa è sentire come la parola guerra, che si nominava sì, per esempio, in tempo di guerra fredda, ma era una potenziale minaccia che ci faceva terrore, dalla quale difendersi, da evitare a tutti i costi. Era un possibile incidente, incidente nucleare, no? Dottor Stranamore. Adesso invece diventa qualcosa che spesso siamo quasi noi stessi ad invocare, insomma. È il mondo occidentale a parlare di guerra quasi con desiderio che qualcosa succeda senza conoscere, se non attraverso i videogiochi, cosa effettivamente la guerra comporti. Perché in realtà chi la guerra l'ha vissuta, l'ha vista davvero, ormai è anziano e quando ricorda la guerra, la ricorda con orrore, con terrore. E quindi questa facilità con cui ritorna la parola guerra come soluzione, come dei conflitti, mette paura. L'altra cosa è la sicurezza, come se il mondo occidentale si fosse illuso che è possibile vivere sicuri. Questo termine sicurezza ritorna spesso, no? Vogliamo essere sicuri anche dalla malattia, vogliamo essere sicuri dalla vecchiaia, vorremmo anche essere sicuri dalla morte, vorremmo essere sicuri quando cominciamo un amore che questa storia non finisca, ma in realtà dobbiamo rassegnarci che la sicurezza non esiste come tale, è una meta ideale, insomma, ma è irraggiungibile. Possiamo cercare di aumentare un pochino la sicurezza. Possiamo cercare di essere un po' più sicuri, ma mai sicuri del tutto. Quindi dobbiamo essere capaci di elaborare l'incertezza, il rischio e tutte le cose che guidano, che governano la nostra vita possano in qualche modo venir meno, possano modificarsi, possano peggiorare. Dobbiamo essere anche sicuri che moriamo e quindi dobbiamo anche elaborare l'idea della nostra morte. Dobbiamo anche rassegnarci al venir meno, alla vecchiaia, per esempio, al venir meno delle
delle nostre facoltà, delle nostre funzioni, insomma, no? Che non tutto è malattia, che c'è anche una fisiologia del decadimento. Decadimento, ecco. Allora, quando si parla di una fisiologia del decadimento, secondo me un decadimento è quello che sta vivendo anche l'Occidente, l'Europa. L'Europa in particolare, ma insomma, forse non solo l'Europa, insomma, anche insomma, questa crisi profonda è anche una crisi di ideali, insomma, una crisi di capacità di organizzarsi, una crisi di capacità di stare insieme, una crisi anche di un popolo che non riesce a trovare un'unità al di fuori di uno stato-nazione che ormai ha segnato il suo tempo, una crisi di valori che non sono più stati sostituiti, aggiornati. Insomma, l'Europa dà l'idea di essere un qualcosa di vecchio, che non riesce a rinnovarsi e che non ha più un progetto di futuro. Dei vecchi. C'è questa mancanza di progetto di futuro. Oltre alla mancanza di futuro, nell'Occidente c'è ancora concentrato il massimo di ricchezza. E questo massimo di ricchezza prevede poi tutti gli sforzi per conservare questa ricchezza, soprattutto per conservare le differenze che esistono tra un mondo che ci guarda, che guarda all'Occidente e che pretende anche lui di avere la sua fetta, di far parte anche lui del mondo cosiddetto ricco, insomma, del mondo che può, del mondo che non soffre la fame e che quindi bussa alla soglia dell'Occidente, e invece la voglia di conservare questa differenza che ha l'Occidente e quindi di mantenere il suo privilegio. Ed è chiaro che in questo contesto, qualsiasi sia la causa religiosa, economica, assistiamo al fatto che c'è un mondo di per sé decadente o in decadenza, che sta perdendo il suo primato a favore di altri soggetti che si stanno inserendo con prepotenza nella scena mondiale e sta cercando disperatamente di conservare la sua ricchezza, la sua diversità, il suo privilegio, insomma, i suoi privilegi. In questa situazione la sicurezza è un qualcosa di difficile da mantenere. La sicurezza è un concetto molto astratto e soprattutto è difficile mantenere la sicurezza quando ci si contrappone in maniera netta, c'è una divisione tra mondi, tra religioni, tra culture, tra sistemi economici, insomma, tra disponibilità di risorse. Non è conveniente per il mondo occidentale stesso, reagire in maniera riflessa, impulsiva, automatica, contrapporsi. Quello che Riccardo chiama cercare comunque di guardare il volto del nemico, di renderlo umano anche attraverso lo scandalo dell'amore. Questa è l'unica alternativa che abbiamo, secondo me, ed è un'alternativa che non è impulsiva, è un'alternativa che nasce soltanto se siamo capaci di riflettere su quello che succede e di contenere l'impulso emotivo, agire con la ragione. A cosa ci porta questo? Ci porta ad accettare il rischio, a sapere che non possiamo essere sicuri e che queste cose sono cose che possono accadere, che magari accadranno ancora, ma che non sono il dramma peggiore. Adattarsi, fare di tutto perché non si avverino. Però non usarle come pretesto per reazioni che provocheranno catastrofi maggiori. Allora qui il paragone a me viene con l'organismo, con la medicina, da cosa è data la sicurezza ai nostri organismi, dal sistema immunitario che posseggono, no? E il sistema immunitario è un qualcosa che invecchia anche con l'età del soggetto. Man mano che invecchiamo, anche il nostro sistema immunitario è meno capace di difendersi. Se il nostro sistema immunitario è forte, se siamo soggetti giovani, il nemico, il nostro nemico, il mondo dei germi, dei virus, di quello che sta all'intorno, che ci minaccia, che minaccia l'integrità del nostro corpo, ci fa meno paura perché siamo capaci di elaborare delle difese rispetto a quello che
sono le minacce. Quando il nostro organismo ha gli anticorpi che funzionano, è in grado di produrre anticorpi e questi anticorpi sono attivi e funzionano. Ma quello che dobbiamo temere, semmai, è il fatto che il nostro organismo non sia più capace di elaborare gli anticorpi, di difendersi, ma di difendersi non andando ad attaccare chissà dove il nemico, di difendersi a casa propria quando il nemico cerca di superare le barriere. E qui il parallelo con la vecchiaia di questo organismo Europa avviene, insomma, no? È come se questo desiderio di vendetta, questo desiderio di guerra che serpeggia, fosse la constatazione della mancanza di anticorpi, della mancanza di valori che ci renda capaci di contrapporre alla cultura altra, incapaci di un gesto o di gesti d'amore, cioè di gesti di solidarietà, di gesti di convivenza, in cui si contrappongono valori, non bombe, non aggressioni da una parte e dall'altra, perché poi le aggressioni sono reciproche, insomma, noi ne vediamo alcune, ma siamo un po' scotomizzati verso le altre. Dobbiamo essere anche consapevoli che ogni tanto qualche malattia arriva, anche se il nostro sistema immunitario funziona perfettamente. Non possiamo mai essere sicuri di fare una vita in cui non ci ammaliamo mai, in cui non prendiamo un'influenza, in cui non. Sono rari i casi delle persone che arrivano a questo, no? Però, insomma, se ci prendiamo un'influenza, non casca il mondo, stiamo male quel giorno, ma poi l'organismo in qualche modo si riprende, semmai diventa magari più abile a contrastare la prossima influenza. Esistere vuol dire anche accettare questo grado di insicurezza, vivere vuol dire anche accettare un grado di insicurezza. Possiamo cercare di potenziarlo, il nostro sistema immunitario. Quando arriva la malattia ci sono anche le medicine, se arriva la polmonite ci sono anche i farmaci, ci sono anche gli antibiotici, ma anche le medicine dobbiamo saperle usare con cura, dobbiamo sapere come funzionano, dobbiamo sapere per quanto tempo usarle, consapevoli anche che se il nostro sistema immunitario non funziona più, nessuna medicina di per sé ci può salvare. Dobbiamo essere anche attenti al fatto che il sistema immunitario può anche qualche volta essere lui causa di malattia. Conosciamo le malattie autoimmuni. Quando non riusciamo più a conoscere o a discriminare tra il nostro corpo e il resto, tra l'interno e l'esterno dell'organismo, rischiamo di produrre anticorpi che invece che andare ad agire contro il potenziale aggressore, aggrediscono invece l'organismo stesso. E allora ci ammaliamo proprio per causa delle difese eccessive che mettiamo in moto. E questo rappresenta un pericolo, no? Difese eccessive, farmaci che per arrivare a colpire quel determinato nemico, poi fanno più male che bene perché vanno a colpire poi l'intero organismo e quindi per distruggere quel nemico poi alla fine vanno a distruggere noi stessi e da questo dobbiamo stare molto attenti. La morale è che come accettiamo in nome della libertà di movimento, della facilità di spostamento, accettiamo di morire per incidente stradale. Non li vogliamo, cerchiamo di prevenirli il più possibile, ma alla fine sappiamo che gli incidenti stradali fanno un certo numero di vittime, quasi prevedibili ogni anno. Per quante cose mettiamo in atto, per quanto cerchiamo di aumentare le multe, per quanto cerchiamo di aumentare i controlli, poi insomma gli incidenti si verificano e i morti che fanno gli incidenti stradali, forse se li contiamo, sono di più di quelli che hanno fatto in Europa questi attentati. Anche quelle sono morti brutte, sono morti spesso strazianti, sono esiti spesso gravemente invalidanti, sono grandi sofferenze, ma le accettiamo in nome
del progresso, accettiamo in nome di mantenere uno stile di vita, di mantenere l'automobile, di poterla, perché non vogliamo ritornare indietro, ormai la nostra vita non è più possibile senza l'automobile. E a questo sappiamo sacrificare anche le vite di molti di noi. Allora non è forse il caso di accettare anche un contributo di vite che si paga quando ai sistemi di sicurezza sfuggono, come in questi casi, insomma, sfuggono degli aggressori e producono un danno locale pesante, pesante da accettare, pesante da riconoscere, un danno brutale. Però non facciamo di questo il pretesto per creare una situazione che esasperi ancora di più la contrapposizione, che produca ancora più morti. Cerchiamo di essere superiori, cerchiamo di accettare determinati disastri, di accettarli come ineluttabili se non riusciamo a prevenirli, insomma, come falle del nostro sistema immunitario. Ma senza poi invece scagliarsi in avventure che non si sa dove potrebbero portare. Saranno tanto più inevitabili queste aggressioni che dovremmo sopportare, questi attentati, questo tipo di guerra che ci viene portata o di guerriglia che ci viene portata all'interno, tanto più cercheremo di mantenere le differenze, cioè tanto più cercheremo di mantenere i nostri privilegi, a scapito di chi invece privilegi non ne ha, ma che si è accorto dei nostri privilegi, insomma, e aspira anche lui ad avere la sua fetta di torta. Se noi vogliamo mantenere questa differenza, è inevitabile che un prezzo lo dobbiamo pagare, appunto, come quando vogliamo mantenere la possibilità di viaggiare in automobile e non tornare al carro trainato dal cavallo, dai buoi, insomma. Ecco, saluto.